dichiarato il loro favore per il Movimento 5 Stelle. Questo ci tengo a dirlo in modo particolare perché soprattutto il mondo dello spettacolo è un mondo fortemente politicizzato e chi dichiara la propria simpatia per il Movimento 5 Stelle poi spesso fa fatica a lavorare, quindi ci vuole coraggio per fare quello che ha fatto Claudio, per fare quello che hanno fatto tanti altri. Adesso a breve presenterò i candidati presidenti dei municipi, che sono cittadini che come noi hanno coraggio, come voi hanno coraggio, il coraggio di riprendere una città in macerie. Non c'è dubbio, il debito di Roma è un tema sul quale ormai si dibatte, abbiamo questi 14 miliardi e mezzo, di cui 13 miliardi solo nella gestione commissariale, 1,5 miliardi a carico della nostra gestione. E la cosa grave è che sino ad oggi i partiti che hanno creato questo debito non hanno mai pensato di fare un audit, una verifica di cosa ci fosse dentro. Non sappiamo neanche chi sono i nostri creditori. Una verifica dello stato passivo si fa sempre per sapere chi è che viene a bussare a soldi. E se quando qualcuno arriva, sti soldi glieli devo dare o non glieli devo fare? Non glieli devo dare. E sapete perché non l'hanno fatto? Non l'hanno fatto perché così è molto più comodo pagare gli amici, i parenti, le lobby. È molto più comodo perché non devono chiedersi se questi soldi li devono avere davvero o no. Tanto sono soldi nostri, li stiamo continuando a pagare noi. E allora noi sul debito la prima cosa che faremo sarà fare un audit per capire esattamente di quei 13 miliardi chi è che deve davvero avere qualcosa e soprattutto di chi sono le responsabilità. Non possiamo essere sempre noi a pagare, non possiamo più. Allora li vedo pronti, sono qui dietro di me, sono emozionati come voi, come noi.